ciao, benvenuti alla seconda parte di questo video dei decluttering. Niente, volevo solo salutarvi, vi lascio il video. Ok, queste sono le cose a parte, comprese quelle che ho tolto adesso dai più utilizzati. Ah, chiaramente non avete visto i mascara, ma perché io li tengo tutti nel barattolino dei pennelli, proprio super alla portata di mano, quindi non li ho fatti vedere. E qui c'è un po' di casino, allora togliendo queste cose qua, che vabbè, sappiamo già. Poi questo rossetto liquido di Kiko, pazzesco, secca un pochino, ma dura tantissimo ed è proprio uno di quei colori che piace a me, bello scuro, non scurissimo, infatti ne ho comprato un altro di Nabla che è ancora più scuro, però bello è quello scuro che io riesco a mettere tranquillamente tutti i giorni. Poi abbiamo i miei amori dell'anno, che sono loro due, ovvero le Vinyl Ink di Maybelline, stupende, sono super confortevoli secondo me, perché un pochino c'è, cioè, le senti sulle labbra, ma sono una genialata perché in questo momento il lucido mi piace tantissimo, quindi loro, questi sono i numeri se vi interessano, loro mie. Abbiamo queste che sono rossetti liquidi di Mulac, non della prima generazione ma quasi, cioè col vecchio packaging, solo che a me piacciono, le uso ancora, anzi mi sa che questa me la metto tra quelle da utilizzare un pochino di più e me la sposto qui. Questo invece è un colore stra particolare che io non ho in nessun'altra forma e è bellissimo, cioè lo uso pochissimo ma non ho un altro colore così, quindi sì, lui. Un'altra liquid suede, anche questa la amo, un colore super strano, è Stone, se non erro, Stone Fox, ed è un petrolio blu grigetto, sono i colori che metto quando voglio proprio qualcosa di un po' più pazzerello. E poi loro due mi sa che le devo tristemente lasciar andare, sono le NYX Lingerie. Io le ho amate queste, non tanto per la formula quanto per i colori. La formula non è mai stata una delle mie preferite, però questi colori sono bellissimi. Questo marrone soprattutto io l'ho utilizzato un sacco, però è davvero vecchino via. Questa era un po' più recente, però cioè, fa tutti i filetti, loro avevano questo problema che appena diventavano un po' più vecchiotte facevano i filetti, e per quanto mi piaccia il colore non lo uso più, quindi cioè, lo uso però è davvero troppo vecchio. I miei rossettini di Mulac, io ho qui Mu, che è un nude molto bello, e poi ho Rudolf, che anche lui è uno dei particolari, quindi questi rimangono. Poi ho questo che è credo l'ultimo che ho comprato di Mulac, proprio di rossetto in stick, che è Bambola, che invece è quello un po' più rosatino, bellissimo, e quasi quasi anche questo me lo metto da utilizzare un pochino di più. Poi vi faccio vedere gli unici gloss che ho, che chiaramente non vanno via, che sono il Fenty Glow di Fenty Beauty, questo di Primark, bellissimo, super in trend, ragazzi guardate il colore, super in trend con Black Honey, che va adesso, è un gloss semplicissimo, nulla di che, però bello bello, il Grape Juice si chiama, e poi non so se ve l'ho già detto, quello trasparente di Essence, classico, questo qua, che sono, no questa non c'entra niente, non deve stare qua, sulla scia, cioè ne ho uno di Tarte che ho trovato con il correttore del Maracuja Juicy Lip, che sono quei lip gloss stralucidi però in formato stick e sono molto carini, chiaramente non durano moltissimo però sono così carini che ne ho presi anche due di Shillam perché sono davvero. Poi ho questi due rossettini, uno di Chiara, questo devo dirvi che a me piace, vi faccio questa confessione, da che parte lo posso aprire qua. E poi è introvabile il numero 4, cioè bellissimo, e ci faccio anche un sacco di lip combo, non ce l'ho da tanto però bello,
mi è proprio piaciuto. Questo di Lancome me l'hanno regalato, è un rosso classico, lo tengo anche perché è nuovo, il numero 888. Poi Huda Beauty chiaramente non va da nessuna parte, wifi. Questo balsamo che mi avevano inviato in una box di prodotti giapponesi barra coreani, questo è giapponese, ed è proprio un balsamino colorato. E io questo lo tengo perché può essere sempre utile, però non uso tantissimo questi colori, soprattutto in questa stagione. Ma è carino, insomma, un tinted balm può essere sempre utile. Che non c'entra niente con le labbra, Milk illuminante in stick, stupendo. Quello con i riflessi un pochettino rosatini. E i rossettini di Lime Crown, io li amo, sono tra i miei preferiti, infatti uno lo utilizzo giornalmente, qui c'è uno che non c'entra. E che è quello che utilizzo in bagno. Avevo comprato questo bundle Milf che ha dentro questi altri colori carini, questi non ce la farò mai dare via. E poi ho Cupid e Faded, che è uno di quei colori che andava di moda un po' di tempo fa, però io amo questi rosati di Lime Crown, quindi non vanno da nessuna parte. Poi KVD, il Lossit. E poi questo è l'unico che mi è rimasto dei miei di Jeffrey, un colore che non uso, però lo tengo per collezione. Ne avevo anche un altro, androgeni, famosissimo, però questo, l'altro era secco, questo è ancora bello, si profuma, quindi questo ancora lo tengo. Questo qua che non uso, ma ha un valore affettivo perché è il primo trucco che ho avuto e che mi ha regalato la mia nonna, cioè rimane così chiuso giusto per un valore affettivo, non lo uso mai chiaramente, perché ha anni, però è nel mio cuoricino. Poi concludendo qui con questi, i miei Nabla non si toccano nemmeno a pagarmi oro. Idem i rossetti, questi non ci sono più, ma io li amo, i Diva Crime Lipsticks, tutto questo, cioè guardate quanto l'ho usato, e che è della collezione ispirata a Grande Gatsby, bellissimo. Poi ho questo e poi ho Balthus. Poi ho i miei unici due MAC personali, perché tutti gli altri li ho nel kit, che sono Rebel, che io se fossi un rossetto sostanzialmente, e Velvet Teddy, molto molto bello. Passiamo alla cassettiera. Qui, allora, questo qui è un mascarino che utilizzavo sempre uguale a quello di Essence quando ero molto più chiara di capelli, adesso non lo sono, però lo uso per fare le lentiggini, quindi lo tengo. Questo è quello che vi dicevo, essere molto simile al Mulac che ho buttato, di Shilam l'ho appena preso, quindi chiaramente rimane. Altro illuminante di Colourpop, stupendo, non se ne parla, Flexitarian, è un po' più dorato dell'altro e un po' più glitterato, però a me piacciono tantissimo questi, quindi rimane. Poi questo anche è il Cabrao di Benefit, che io utilizzo quando faccio personaggi biondi per il cosplay, e visto che faccio tanti personaggi biondi lo tengo. Poi Duochrome di NYX, bellissimo, purtroppo non rende per niente, ma è un bianco con dei Duochrome rosatini, e visto che non li fanno praticamente più questo genere di illuminanti, tranne Shiglam che mi è uscito con sta perla, quello lì lo tengo. Questo io lo sto tenendo con tutto il packaging perché mi piace il personaggio, però è comunque l'illuminante della sposa cadavere della collezione di Shilam, packaging stupendo, cambia anche immaginetta, non so come farlo vedere, ed è questo qui, forse si vede che ha dei riflessi, è un bianco, questo invece con dei riflessi blu azzurri, bello bello da matti. Questo qui che è un blush coreano di It's Skin ed è un baby pink. Non l'ho cagato fino adesso, però mi sa che lo utilizzerò un po' di più perché adesso va un po' di moda e forse vi può anche stare bene. Poi rossetto vecchissimo di Kiko, questo va via, era il dupe più o meno di Rebel, anche se non era effettivamente uguale, ma via, il famoso 914.
Questo è il famoso rossetto blu con cui abbino la matita di Kiko, che utilizzo fondamentalmente solo per il cosplay, perché è una cosa carina da tenere. Rossetto liquido di Wycon, mi piace tantissimo la formula di questi rossetti liquidi, ma questo colore è... ciao! Un Barbie che non utilizzo mai. Una mini size del Putty Primer liquido di Elf, che tengo. La mini size dell'illuminante liquido di NYX, molto bello. Poi ho questo ombrettino azzurro singolo di Kiko, che io tengo qua, mi sa che metterò tra le cose per pasticciare, perché non è un bel ombretto, però è anche un peccato buttarlo, quindi lo tengo. E poi rimaniamo con questo rossetto di Catrice, che è anche lui uno dei colori un po' stranini, però anche questo per il cosplay mi piace, poi è super juicy. E poi questi vecchissimi di Wet n Wild, che tolgo da qui e li metto per i pastrugni. Passiamo al cassettino, l'ultimo cassettino. Un'altra mini size del Power Grip, che non ho ancora provato, di Elf, molto curiosa, quindi lo tengo. Poi abbiamo due ombrettini liquidi, uno di She Glam, che è questo qui, dorato, con dei riflessini anche verdi, molto bello questo, è stupendo ed è super super riflettente, è nuovo, quindi lo tengo. E poi anche questo di Bella Oggi, argentatino, si tiene. Questi presi su Amazon quando ancora non avevo scoperto i glitter coreani, sono super chunky e via, non li uso più. Ombrettino, questo qua lo uso tanto quando voglio proprio un contouring freddo, perché è un grigio, fondamentalmente per cosplay però. E poi abbiamo una quantità di glitter e di pigmenti, questi restano tutti perché sono vita mia. Questo è il famoso doppione di quello di She Glam, che è ancora chiuso, ma perché io non posso vivere senza. La palettina di glitter di Mulac. Ecco, l'unica cosa che mi sa che posso salutare è questo ombrettino vecchissimo di NYX, che comprai quando aprì il primo negozio vicino a me, che non credo facciano nemmeno più, quindi via. Per il resto ho glitter di MAC, glitter di Neve Cosmetics, glitter TX, nel senso senza marca, di Primark. Questi rimangono tutti quanti. Ok, questo è il risultato con l'aggiunta delle cosine nuove, quindi abbiamo un po' di rossettini, Saint Laurent, Armani, MAC, quello di Chiara, e poi sì, avevo il Touche Eclat che ho ricevuto a Natale, e ho sistemato un po' tutto, questo che ho trovato nel calendario dell'avvento, la lip tint di Peripera, questa non sono riuscita a togliere dal packaging, perché per quanto non mi piaccia Kylie Jenner, però questo packaging è proprio a livello di make-up, è troppo iconico, un po' come quelle di Lime Crime e di Jeffrey. E quindi sì, ho messo tutto qui così, e adesso devo un po' sistemare questo box del, come dire, delle carne varate barra cose molto particolari che utilizzo per cosplay o per lavoro. Allora, iniziamo da queste cose. Abbiamo le ciglia finte bianche, che io ho nel cassetto delle palette anche le ciglia finte, ma queste le metto separate perché sono davvero una roba super particolare. Poi ho questo fondotinta cushion che presi tantissimo tempo fa da AliExpress, che se ne può andare, ciaone proprio. Poi sangue finto, glitter per il corpo, questi direi che rimangono. Questa cipria, lei è molto vecchia, di Neve Cosmetics, come potete vedere ha formato anche un sacco di pallini, purtroppo se ne deve andare. La utilizzavo ultimamente per la copertura delle sopracciglia quando volevo aggiungere un po' di coprenza, ma non rilascia nemmeno più niente, cioè non raccolgo niente ogni volta, quindi c'è una. Questo, che non mi ricordo dove l'ho preso, però lo utilizzo per fare l'effetto sporco, quindi lo tengo. Vari body paint, che siano grassi o acqua color,
I miei preferiti sono quelli di Snazaru, molto abbordabili con prezzi, molto carini. Ho anche l'argento e l'oro, poi ho una palette intera, questi sono quelli singoli, comunque li tengo tutti. Di Primark, che non è un granché, ma è un colore così particolare che non riesco a darlo via. Questo invece l'avevo preso in fiera, molto carino, un viola. E poi abbiamo i grassi, questi qui di Primark. Vediamo un po', sì, sono ancora messi bene, utilizzati poco, quindi si tengono. E idem questi ceroni, possono essere sempre sempre utili. Poi abbiamo ricarica di cipria per il teatro, foglie argento. E poi qui ho due miscugli che avevo fatto di body paint, perché avevo bisogno di grigi, di varie tonalità di grigio, e quindi mi sono fatta i pottini mischiando gli acqua color, sostanzialmente questi. E sono anche molto utili per quelle cose lì. Una cosa, ho anche quest'altro, che invece credo sia quello azzurrino. Esatto. Questo per fare qualsiasi personaggio di Tim Burton, ragazzi, questi qua sono bellissimi. Questo eyeliner di Kiko è vecchio come me, quindi ciao. Era un eyeliner in pot, ma è tipo il primo eyeliner che mi sono mai comprato in vita mia. Non lo so perché ce l'ho ancora questo qui, però è il momento di salvarlo. Mascara marrone, volevo provare una mascara marrone, l'ho preso un sacco di tempo fa, è stata una grossa delusione, non lo uso mai, via. E colle che utilizzo per coprire le sopracciglia, la Prit e la Hermes, che ho cominciato a utilizzare di recente e mi piace moltissimo. Poi abbiamo questo rossettino di Debbie, che utilizzavo quando mi serviva fare un po' effetto sangue, ma direi che non mi serve più. Questi acqua, no, non sono acqua, sono face and body paint, però quelli UV, molto particolari, li tengo. Abbiamo altri glitter, insomma, glitter, che sono usati anche per i progetti in accademia, foglie argento, che ho utilizzato sempre per i progetti in accademia, e poi delle palette di correttori grassi, che per il teatro, per coprire le sopracciglia, sono molto comode, quindi... E niente, adesso posso riempire la mia scatolettina magica. Alla fine questo è tutto quello che se ne va. Ho preso anche il mascara del kit, perché lo voglio cambiare, l'ho buttato. Ci sono tante confezioni, tante scatole, anche queste qui. Poi vabbè, ci sono alcune cose di skincare che voglio mettere in bagno. Qua mi sono messa il lip oil di Kylie, che lo voglio provare. E niente, cioè, tenete conto che a me non regalano le cose, quindi per me questo è davvero un ottimo risultato, e mi sento molto più alleggerita.